Parte mia, ma soprattutto della squadra e della reazione, soprattutto in un momento difficile, una qualificazione quasi impossibile a detta di tutti, e siamo molto molto contenti. Senti, siete contenti perché l'Olanda, si diceva già da studio, ha fatto il suo dovere, ma soprattutto il dovere, diciamo così, è quello che comunque il rendimento che ci si aspettava l'ha fatto, l'ha offerto stasera la nostra nazionale. Beh, io penso che sul dovere, sull'Olanda che facesse il proprio dovere, io non avevo dubbi, l'ho detto anche pochi giorni fa a voi. Sulla nostra prestazione, sulle nostre condizioni, la nostra voglia neanche. Poi sul riuscire a scoderare una prestazione così convincente non è mai facile, soprattutto contro una squadra come la Francia. Che non battevamo da 30 anni. Tra l'altro c'è in studio il tuo allenatore, Luciano Spalletti, che mi pare sia contento, immagino, no, Iacopo? Voleva subito dire qualcosa al suo ragazzo, come si diceva. Ed è stato bravissimo stasera, tutta la squadra ha fatto una grandissima partita. Lui è stato bravo a non svuotare mai quel corridoio fra le due mezzali e la linea difensiva, e quando si mette in quella zona lì diventa importantissimo per l'equilibrio della squadra. E poi quando è uscito ha fatto vedere la sua forza oltre alla sua qualità. Di quello che stai pensando, Daniele. Grazie. Oggi sei nazionale, quello che vuoi, eh? Anche a Spalletti. Lontano poi. No, volevo chiedere a Daniele però se questa prestazione che viene dopo quella comunque positiva contro la Romania ti ripaga da quella che è stata un po' una delusione, diciamolo francamente, quell'esclusione nella partita con l'Olanda, abbastanza, diciamo così, a sorpresa, un po' te l'ha fatto arrabbiare. No, ne ho parlato pochi giorni fa, insomma, un pizzico di dispiacere per non giocare una partita così importante, la prima, poi è sempre un fascino particolare, ma penso che il mio dispiacere non sia stato né maggiore né minore di quello di tutti gli altri ragazzi che erano con me in panchina. Quindi come sa mister, come sanno tutti i allenatori, ho sempre rispettato tutto e tutti. Ecco, uno che un dispiacere l'aveva avuto nella precedente partita, quella che abbiamo comunque pareggiato contro la Romania, era Gianluca Zambrotta, che è venuto al nostro microfono, era ovviamente con grande onestà ammesso l'errore. Stasera una prestazione. Ma qualificarsi al primo turno di un europeo è una cosa stupenda, ma sicuramente c'è un pizzico di felicità in più, proprio perché viene dopo un inizio un po' travagliato e dopo che siamo stati molto criticati. Jacopo, allora, la prima domanda al direttore. No, vado io? È sempre stata proprio questa, ma anche nelle gestioni passate, riuscire a far integrare tutti i giocatori, soprattutto nel momento del bisogno, e sicuramente si sentirà l'assenza dei due grandi campioni, ma ce ne saranno altri che faranno il loro senza problemi. Ok, grazie a De Rossi, grazie a... Grandi giocatori, penso in tutti i reparti, perché basti pensare a difensori come Ramos, Puyol, attaccanti come Torres e Villa. Perciò non è che solo a centrocampo sono forti, però in quel posto hanno grandi palleggiatori, hanno giocatori giovani e bravi che sicuramente ci metteranno in difficoltà. Zambrotta li conosce bene perché ci ha giocato quest'anno, adesso è tornato in Italia, giocherà nel Milan nella prossima stagione. Come si batte questa Spagna?